Il Latina ha fatto 13, gli uomini di Breda battono la Juve Stabia grazie alla rete di Jonathan e restano imbattuti da 13 giornate. Numeri da capogiro per una matricola che stupisce di partita in partita. Pè invece all'esordio resta secco per una Juve Stabia che resta sempre più giù. La noia regna sovrana nel primo tempo tra il Latina e le Vespe. Il primo squillo è degli ospiti. Al 15° su punizione Vitale stampa il pallone sulla traversa. Iacobucci è graziato. La Juve Stabia prende forza e comincia a guadagnare metri. Al 18° ci prova anche So, ma Cottafava è attentissimo. Il Latina fa fatica in fase realizzativa e poche volte riesce ad arrivare in area. Al 20° Iacobucci smanaccia in angolo su azione pericolosissima da parte dei campani. Al 25° ecco la prima vera occasione per i neroazzurri. Jonathan ci prova in rovesciata, ma la palla sfiora il palo alla sinistra di Calderoni. Al 34° invece Morrone dalla distanza cerca di beffare il numero 1 delle Vespe. Il pallone termina sul fondo. Gli uomini di Pea seguono la lettera e le indicazioni del tecnico. Si difendono bene e con il passare dei minuti diventa quasi impossibile per il Latina trovare spazi per attaccare. Nel recupero Jonathan fa venire brividi alla Juve Stabia, ma Calderoni dice no all'attaccante brasiliano con i pugni. Il primo tempo è da dimenticare, ma lascia spazio ad una seconda frazione di gioco decisamente più ricca di emozioni. I campani passano subito all'attacco con So, che rapidissimo di gran carriera costringe Iacobucci ad uscire. Il Latina è bloccato, non riesce a trovare i varchi giusti. Al 13° Breda si gioca la carta maltese al posto di Capitan Milani, spostando Tristoschi sulla fascia destra e Jefferson per Ghezzal. Al 19° una punizione di Jonathan sembra diventare il gol del sabato, ma Calderoni ci mette i pugni. Breda così spedisce in campo anche Cisotti per un Latina a trazione anteriore. La Juve Stabia non demorde e continua ad attaccare, ma è il 29° quando Crimi lancia in area di rigore. Contini tocca di testa e regala la palla a Jonathan che anticipa Calderoni per il gol del vantaggio nero-azzurro. Il Francioni è in delirio per il sesto gol stagionale del brasiliano. Le Vespe vanno all'assalto per cercare di portare a casa almeno un punticino. L'arbitro concede 6 minuti interminabili di recupero per un Latina che difende il risultato con le unghie e con i denti e condanna la Juve Stabia alla sconfitta. 3 punti per il Latina che centra il 13° risultato utile consecutivo. Uno score invidiabile per una neopromossa che ora a 26 punti vede sempre più vicina la vetta della classifica.